Sì, buonasera. Mica non una sgionfa. Perché quando è che mi mando i messaggi ai miei amici, o mi cambia tutte le parole. Tipo che scrive, ho le pizze magari e sono di arrivare. Mi dice pareccia a tola che sono di arrivare. Mi corregge e mi cambia tutto. Oppure mi sottolinea in rosso come fosse sbagliato. E ora sta là a riledermo. Come qua è giusto? Ciote su stivai. Giusto? Ciote su stivai. E mi corregge col rosso. E il tempo che perde ogni volta a star là a riledere, riscrivi, cancella e rimetti a posto. Non sei buoni di fare un altro T9, un Mi 9, un per Mi. Ho capito, quindi diciamo ogni volta che scrivi qualcosa diciamo che dà errore sulla parola, ho capito? Sì, proprio. Un T9 in Veneto. Allora, il T9 in Veneto penso non esista, nel senso... Allora, come può? 900 euro e non è T9 come che vuoi Mi? Allora, per questa cosa, se mi davo solamente un istante, consulto un attimo il sistema e le dico subito, allora, in questo caso. Ok, grazie per l'attesa. Ora, mi stavo informando per questa cosa. Cioè, lei dice che se mette una parola gliela cambia in Veneto. Sì, quel. Guardi, diciamo che questa cosa, diciamo, non esiste. E ora 900 euro e non è buono di farsi robete qua. Cioè, nessun telefono c'ha questa funzione comunque del T9 in Veneto. Comunque va bene così, non importa, adesso mi fai Mi, telefono Mi, che chiama PON, no, Apple PON, e fai con la collezione in Veneto, così da Mi e mia Mi non perdendo tempo, va bene? Grazie. Ma non è niente. Beh, 900 euro e neanche a buoni. Chi indovina per primo cosa e dove che l'è, e vince dopo. Sì, dopo.